Wake up, why you? Datemi quella riduce. Un ragazzo tranquillo, che gli piace stare con la famiglia, gli amici. Io sono un ragazzo solare, mi piace sempre scherzare con chiunque. Sono per niente permaloso. La mia passione per il calcio è nata sin da piccolo, perché avendo mio padre faceva il calciatore, mi ha tramandato questa passione. Ecco, sin da piccolo ho sempre sognato di fare il calciatore, e fino adesso il mio sogno si è avverato. Andavo spesso a vedere le partite di mio padre, poi giocavo nel settore giovanile dove mio padre andava a giocare, quindi poi dopo pian piano crescendo ho fatto tutta la mia carriera. E quando andavo a bordo campo a vedere le partite di mio padre era un'emozione fantastica. Poi mi ricordo con mio fratello, i tifosi lanciavano dalle curve, lanciavano i rotoli di scontrini, noi tornavamo a casa, facevamo il campo con quei rotoli e giocavamo a casa con la palla facendo il campo con i rotoli. La carriera è nata, giocavo nel Vomero a Napoli, poi dopo da lì sono passato alla Juve, ho fatto 4 anni di settore giovanile, 2 allievi nazionali, Beretti e poi 2 anni di Primavera. Poi da lì pian piano sono arrivato in Serie B con l'Ascoli, poi a Bari, sono andato qui e poi ho fatto tutta l'altra fila un'altra volta a Bari. Quando ero piccolino il mio primo ruolo è stato il trequartista, ecco, diciamo trequartista perché ero abbastanza mingherlino, piccolino, allora poi stavo a Napoli e giocavo trequartista, poi pian piano sono passato a fare la prima punta quando sono arrivato alla Juve. Si vive bene fin quando le cose vanno bene, come in tutte le piazze, è giusto così, però adesso siamo in un momento delicato della stagione, dobbiamo continuare su questa strada. Io sono particolarmente contento perché sento il calore di tutta la piazza e della tifoseria. E mi fa enormemente piacere tutto questo appoggio e supporto che ci danno e spero di fare ancora meglio. A me, io essendo napoletano, il mare mi piace da morire, poi il lungomare, fare la passeggiata, soprattutto adesso che vengono le belle giornate, è favoloso. Poi c'è anche in centro via Sparano che è fantastica, quindi come città mi piace tantissimo e sto bene qui. Cantanti napoletani come Clementino, Rocco Ante mi piacciono molto. Ti ricordi l'ultima canzone di Rocco Ante che ho portato da Sanremo? Eh sì, Wake Up. Wake Up, why you? Datemi quella riduce. Curva Nord piena è qualcosa di fantastico, di eccezionale, come è successo anche in trasferta sabato a Salerno, è stato qualcosa di meraviglioso, quindi spero che col Cesena ci sia tutto lo stadio pieno e ci possa supportare, perché loro veramente ci danno una grossa spinta. Forse il gol contro il Livorno è quello che mi rappresenta di più, le spalle alla porta, stoppato, incrociato, è tirato forte a incrociare. Un saluto a tutti i tifosi, un abbraccio grande e nomino Jacopo Dezzi.